Di nuovo in diretta e rimaniamo gli auguri, mi piace questa cosa che oggi è Santa Lucia di cuore. Io mi ricordo il promotore delle feste, auguri, auguri, auguri a tutte le Lucie in ascolto. 12 giorni alla Natale, io mi ricordo un periodo tardi di qualche anno fa, non so se ti ricordavamo, eravamo giovani, ma qui anche eravamo io, Miri, e ci abbiamo chiesto, andavamo in questo hotel, la Bacca, il Dragone, non so se ti ricordi, Miri, vestita da zucchina, io mi avessi da fondo porcino. Io da zucchina, un po' di più da melanzana che da zucchina. Io mi avessi da fondo porcino, quell'anno, la Tesla, il Marzotto, facevo sto purpurri per la Bacca. Va bene, sì. Allora, non ne ho la più pallida idea da dove vengo. Allora abbiamo con noi la dottoressa Michaela Guidante e ciao Michaela, buongiorno. Io le do confidenzialmente del tuo perché è una persona adorabile. Michaela è la responsabile dell'ufficio stampa della ASL. Ecco, sapevate che la ASL ha un ufficio stampa, quindi qual è la funzione? L'ASL della sesta provincia è l'ufficio stampa, l'ufficio di comunicazione e anche l'ufficio di relazione con il pubblico. Le funzioni chiaramente sono tantissime, sono quelle di comunicazione con i cittadini, di rapporto con la stampa, per cui curiamo tutti i rapporti con i giornali, con le TV, e chiaramente l'obiettivo principale è quello di parlare direttamente ai cittadini attraverso le campagne di comunicazione, la presentazione, la promozione dei servizi dell'azienda. E poi c'è l'ufficio relazioni con il pubblico, che è lo sportello di apertura, la vera finestra di apertura dei cittadini, dell'azienda nei confronti dei cittadini. Per cui tutti i cittadini che dovessero avere necessità di reclamare alcuni dei servizi, che dovessero avere necessità di richiedere delle informazioni, hanno l'urto, l'ufficio relazioni con il pubblico, come diciamo il loro primo sportello, il loro primo approccio nei confronti dei servizi. Una domanda, la istituzione di questo sportello, quindi di questo ufficio, è l'istituzione richiesta per legge o è un'iniziativa che rimane, diciamo, a vantaggio di chi decide di seguirla? La legge 150 del 2000 in realtà già prevede che tutte le pubbliche amministrazioni devono avere l'ufficio relazioni con il pubblico e tutte le pubbliche amministrazioni devono avere un ufficio stampa, un ufficio comunicazione che sia nelle condizioni di curare i rapporti con l'esterno e con i cittadini. Sì, l'ufficio stampa diciamo proprio perché è una cosa che mi appartiene, diciamo capisco l'istituzione dell'ufficio stampa anche perché per esempio quando l'ASL appunto deve promuovere i servizi è importante che ci sia anche un certo tipo di organizzazione che come dicevi tu va dalla formazione proprio della campagna pubblicitaria che si va ad attuare dai rapporti con i vari media. Ma vorrei Michaela che tu ti soffermassi un attimino invece sull'ufficio di rappresentanza, quindi sull'urpa, perché penso che possa avere un ruolo molto importante di tramite, no? Tra l'istituzione dell'azienda sanitaria locale e il pubblico, certo. In realtà, intanto decidere si trova dove è collocato questo ufficio per quanto riguarda la nostra sesta provincia. Ma in Barletta, per esempio, c'è l'ufficio di relazioni con il pubblico all'ospedale, quindi c'è un numero di riferimento anche che è 0883-577-610. E c'è uno sportello aperto tutti i giorni negli orari di ufficio, quindi lunedì, il mercoledì, il venerdì dalle 8 alle 14, il martedì anche dalle 15 alle 18, per cui i cittadini possono rivolgersi direttamente allo sportello dell'ospedale di Barletta. Ci sono dei punti di ascolto anche in tutti gli altri ospedali, ma comunque allo sportello di Barletta possono fare riferimento tutti quanti i cittadini chiaramente della sesta provincia. C'è un indirizzo di posta elettronica che può essere anche utilizzato, che è urpa@urzebattuna.it, è come dicevo, istituito per legge già nel 2000. Questa azienda in realtà ha l'ufficio relazioni con il pubblico già da tempo, quindi già da quando non era ancora nata la BAT, ma c'era la BAU, la BAT
sapete dire a media azienda diversi dalle altre cose. E ho detto, l'obiettivo è proprio quello di creare un collegamento diretto con i cittadini, quindi per tutti quelli che hanno bisogno di richiedere informazioni su servizi, ambulatori, aperture, orari, ma anche per coloro che hanno necessità di fare delle domande, quindi di avere delle spiegazioni in merito a quello che è accaduto. Ma in realtà anche per, insomma, spessissimo ci capita che la gente abbia voglia anche di raccontare delle belle esperienze di buona sanità. E per esempio abbiamo anche un giornalino, una newsletter, che ha una valenza di comunicazione interna, ma che in realtà si trova anche nei nostri ospedali, nei nostri laboratori, che è il Bat Salute. E sul Bat Salute spesso pubblichiamo anche tante lettere di cittadini che si sono rivolti ai servizi dell'azienda e che hanno voglia di raccontare, diciamo, la bella esperienza di sanità che hanno vissuto, perché è chiaro che ci sono tanti casi negativi, ma ce ne sono tantissimi anche positivi, sì, che spesso, insomma, diciamo, sono quelli che sono sicuramente quelli, io ho tutta un'idea, no? Su come funziona poi di base la stampa, no? Perché le cose negative sono quelle che toccano i bottoni principali delle persone, e quindi quello sono le storie che trovano poi ampio respiro su tutti quanti i media, però in realtà c'è anche tanto di buono in questo tipo di istituzione, no? E poi io ritengo sempre che è importante anche come ci si pone con le persone. Io ho l'esperienza che ho avuto, non soltanto, quando sempre un po' in confusione quando devo parlare di questo, perché tocca delle cose un po' di istituzione, sì, è vero, non soltanto, diciamo, esperienze personali, proprio vissute dalle persone, ma anche dalle persone care che io ho, devo dire la verità, abbiamo sempre riscontrato grande professionalità e soprattutto grande qualità, specialmente in certe situazioni particolari. E quelle sono le storie che invece nessuno racconta, perché per vendere i giornali, per vendere la notizia, si deve sempre creare questo stato di paura, di cattiveria quasi, no? Che poi alla fine non sanno bene a nessuno, perché aumentano la credine e la rabbia che le persone possono avere nel momento in cui effettivamente si sentono indifesi o non protetti. Diventano una struttura, voglio dire, ospedaliera, ma anche a Trani, anche ad Ambra, ci sono delle strutture ospedaliere dove lavorano persone non valide e più validissime, quindi è una buona cosa quella che tu dici. Mi piacerebbe capire proprio come funziona realmente. Allora io ho bisogno di avere un'informazione su, per esempio, qual è l'ufficio competente o l'ambulatorio competente. Posso recarmi al vostro, a questo sportello, per avere questo tipo di informazione? Assolutamente sì, lo scopo è proprio quello, cioè il cittadino può rivolgersi direttamente all'URP, all'ufficio di relazioni con il pubblico, richiedere informazioni sull'attivazione di un ambulatorio, può utilizzare anche il nostro sito internet con in realtà gli strumenti che l'azienda utilizza di collegamento con i cittadini sono tanti, il sito internet, insomma, è in continua evoluzione, ora avrà anche un presiding tra qualche mese, per cui saremo in grado di presentare un sito internet anche un pochino più attento alle esigenze dei cittadini, quindi un pochino più calibrato proprio sulle richieste di informazioni che i cittadini ci fanno. Comunque, l'URP è, diciamo, ha questa funzione per cui il cittadino si può rivolgere direttamente all'URP. È importante sottolineare anche, per esempio, che l'Ufficio delle Azioni con il Pubblico cura i rapporti con tutte le associazioni di volontariato che sono iscritte nei nostri elenchi. Noi abbiamo un elenco, tra l'altro aggiornato da pochissimo tempo, per cui tutte le associazioni di volontariato della sesta provincia hanno avuto la possibilità di iscriversi in un elenco dell'azienda e, come dire, di rappresentare per noi anche un interlocutore essenziale, un interlocutore importante per capire anche quali sono le esigenze espresse dai cittadini. Per cui costituiremo anche un comitato consultivo misto, che è un organo di rappresentanza molto importante che ha rapporti direttamente con la direzione generale, proprio perché diventa un interlocutore privilegiato delle esigenze espresse da tutti i cittadini della sesta provincia.
come si fa a entrare questo discorso delle associazioni, questa era una cosa che non sapevo. Le associazioni hanno questo spazio di apertura nei confronti dell'azienda, per cui esiste, diciamo, questo elenco, questo organo di rappresentanza, che è comitato per tutto questo. Tendiamo per esempio a dividere le associazioni a seconda dei temi che affrontano, per cui per esempio le associazioni che difendono le varie disabilità presenti, ma ce ne sono tantissime, ne avevamo 80, ora ce ne abbiamo, sì, sono tantissime le associazioni presenti sul territorio. Questo sarà un prossimo argomento di cui abbiamo bisogno, tanto la voce si distrae, non so perché, scusatemi, quando mi ha visto Micaela arrivata, che è stato così tracciato in questa maniera, si è buttata in ginocchio da me, ma tu fosse già ignorante, mi ha guardato, mi ha detto grazie Renato, pensavo fosse vero Renato, poi ho scoperto che una sorcina come era, penso di canzoncina, io volevo cantare, e la canzoncina sua bella di me, la famosa che magari la conoscono, fammi cercare, la bella, io sono qui, il suo tempo. Felicissimi. Sono così, tu prendimi. Cancello. Felicissimi. Pensavo proprio tutti. Giuro, era preparata sta cosa. Vero. Mentre parlavamo. Ma questa apertura è la tua scelta. Sì, è vero. Lei è molto avanti. Le credo che delle case. Ma sono sì, la sorciglia è meglio. Non fate le cose. Sempre qua. Non sono più di mezzo. Sponsor, abbiamo degli amici, diciamo, messo a disposizione di Cadeau,
Stasera mi vedo un accenno perché la canzone sua preferita dei cantanti, canzoni che ho fatto io, fa così: vivere, vivere, questa è la mia morte, fa così, mi prendo dentro me una promessa che ha fatto. Cioè, non mi fate un applauso a sto momento, grande. Non mi rimane che farmi la foto con un momento il tricolore sinistro di questa redazione per sempre. Mi rimane che dirvi una cosa sola. Non dimenticatemi! No, sicuramente no. Allora, Renatino, siamo arrivati adesso, siamo veramente in chiusura. Prima ringraziare seriamente.